Buonasera a tutti, sono le 9.05, quindi con qualche minuto di ritardo di cui mi scuso, siamo qui per un altro appuntamento del Vanity Fair Quarantine Stories, che altro non è che un modo per parlare con degli amici del giornale e con le persone che sono a casa. Stasera abbiamo una grandissima attrice, è complesso mettere in fila i Davidi Donatello, i Nastri d'Argento, i Globi d'Oro, i Chuck, che ha vinto Elena Sofia Ricci. Ciao Elena, come stai? Eccoci. Ciao, ciao Ciao, Marco. ciao, ciao, grazie di Ciao a essere qui con tutti. noi. Grazie di Sai essere che qui sono con noi. emozionata, è la prima diretta della mia vita, ma è stata mia figlia, io sono negata, sono una bestia, i miei fan lo sanno, e non so fare niente, però invece così, che bello. Bello, bello, devo dire Sono emozionata. ti si vede molto bene. I fili da una parte. Sono veramente Abbiamo contenta. fatto delle dirette Instagram molto avventurose in questi giorni. Io per le prime 2 settimane non ho avuto il wifi e quindi le ho fatte abbarbicato alla finestra, cercando di mettere il telefono fuori dalla finestra per avere una connessione umana, ma insomma si vedevano solo delle ombre sullo sfondo e poi qualcun altro anche non ha delle connessioni pazzesche. È intervenuto Cesare Cremonini facendo tra l'altro una cosa molto bella, cantando Il cielo in una stanza di Gino Paoli, ma ci potevamo immaginare che ci fosse Cesare, lo intuivamo dalla fisionomica, ma non era certo che fosse lui perché era proprio sgranatissimo. Abbiamo fatto Comunque quello io che sono abbiamo. nel mio studio, benvenuti qua dentro, si vede un pochino, un po' di libri, un Sì, po'. un po' di premi, un po' di Davidi No, Donatello, un un po' po' di. impallati qui, Alle no dai, spalle, sì, un po' sfacciata la sullo batteria. sfondo. No, Volevo ringraziare anche tua figlia Emma, no. violando la privacy che insomma Beh, che ma tanto. rispettiamo, però senza il suo aiuto non ci sarebbe stata questa No. diretta, e quindi Guarda. grazie. Senti, scrivono tantissime persone, Tommaso Martinelli, Giuli, sempre Quell'altra bella e brava. mi ha scatenata. È bellissima questa interazione con i lettori, no? Perché loro arrivano e scrivono messaggi, domande e poi te le farò, insomma. Grazie, intanto grazie a tutti, grazie a voi di Vanity perché avete fatto un lavoro bellissimo intanto per questo momento che stiamo vivendo, è bellissimo questo nuovo numero di Vanity dove finalmente in copertina c'è una donna come tante che ce ne sono in giro in questo momento negli ospedali in prima linea, ma anche quelli nei supermercati, anche i farmacisti, no? Tanta gente che deve continuare a lavorare. Mettendo abbastanza a rischio la propria vita, quindi grazie a voi di Vanity per tutto quello che con la campagna che avete fatto, alla quale io ho cercato di aderire in qualche modo con i miei mezzi un po' così rudimentali. Guarda, grazie. Approfitto per dire che il numero in edicola, l'intero ricavato del numero in edicola sarà devoluto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è un'iniziativa dell'azienda di Conde Nast Italia molto apprezzata. Il personale Grazie. giornalistico è stato bravissimo, il direttore Simone Marchetti ha lavorato Infatti giorno si ritrova più e notte. in edicola. Bene. Abbiamo lavorato, diciamo, da casa tutti quanti, quindi è stato per quello che sono le redazioni, che sono uno scambio continuo, no? Di pareri, di istanze, di porte che si aprono, di confronti, è stato anomalo lavorare in video. Ti chiedo quanto sono stati anomali questi giorni, no? Ne abbiamo parlato prima al telefono, oggi pomeriggio, un po' facendoci delle lunghe confessioni, raccontandoci anche lo straniamento, no? Di questa dicotomia, che da un lato ci spinge con il pensiero a quelli che stanno soffrendo davvero, diciamo, Sì, insomma, noi idealmente il Nord Italia piccolo. soprattutto, e noi che siamo in casa e che abbiamo un altro tipo comunque di contenzione alla quale non siamo, no, ovviamente minimamente abituati. Come stai vivendo tu questi giorni? Che cosa ti stanno restituendo in termini di riflessione, di raccoglimento con te stessa, di riflessioni? Sai, è un momento dove siamo tutti quanti obbligati a farci delle domande, no? Questa esperienza, non saprei neanche come definirlo, ci ha un po' gettato nel mare degli interrogativi ai quali forse noi non siamo abituati perché corriamo troppo, perché la nostra vita è frenetica, perché non abbiamo tempo per niente, neanche per
essere attenti ai nostri figli. Ecco, adesso siamo molti di noi H24 chiusi nelle case con i nostri figli, quindi ci accorgiamo magari di cose di cui non ci siamo accorti, e anche loro forse si accorgono di qualcosa di cui non si sono accorti prima. Imparano cose, impariamo a fare cose che non abbiamo saputo fare, ascoltare, stare in silenzio, pensare. Avere anche dei momenti di noia, che è uno scrigno preziosissimo, l'ho detto già, ho notato che molti hanno apprezzato la riflessione. La noia è veramente un scrigno al quale attingere, perché dalla noia, dal silenzio, dal vuoto, dal momento, è lì che nasce la creatività, no? E quindi può essere una buona esperienza questa per noi, e anche per riflettere sulla nostra vita, se per caso non abbiamo corso troppo, non abbiamo sbagliato qualcosa, c'è cioè qualcosa che non abbiamo fatto, c'è qualcosa che non andava nelle nostre vite. E questo momento è un momento che segnerà una differenza fondamentale tra lo ieri e il dopo. Una linea immaginaria che farà sì che niente sarà più come prima, almeno sarebbe auspicabile che così fosse. E io penso che dovremmo un po' rivedere le nostre priorità, cioè qualcosa che sicuramente non era giusto nelle nostre priorità, troppa fretta, poco tempo per il prossimo, per se stessi, anche delle volte per gli altri. È molto difficile. Io mi sento di sospendere un po' il giudizio, io sento molti giudizi a destra manca, io per mia natura lo sospenderei in questo momento, ma comunque non sono una che ama giudicare. Penso appunto a chi è in prima linea, a chi subisce perdite in un momento in cui, voglio dire, è chiaro, le perdite tutti le abbiamo avute, abbiamo subite, però in questo momento c'è chi non può salutare i propri cari, quella è qualcosa, è una novità estrema. È qualcosa di sconcertante. Beh, sì, tra gli aspetti diciamo più dolorosi e inaccettabili, no? Di questo, ci diceva un medico l'altra settimana che già le persone fanno fatica a contemperare l'idea della morte, no? In assoluto, ovviamente ciò che rifugiamo, anche chi ha fede, no? come una prospettiva da procrastinare il più possibile in avanti. Accettare la morte per un'infezione è ancora più difficile perché siamo abituati all'idea del male incurabile come, diciamo, motivo della dipartita e poi l'idea di essere appunto lontani non solo dalle persone che se ne vanno, ma anche per esempio dalle persone che stanno bene e sono asserragliate a casa, no? Penso agli anziani. Ci Guarda, io sono. questi giorni, è una cosa strana quella che sto per dire, no? Io ho perso mia mamma l'anno scorso, ormai un anno e mezzo, e stavo pensando, che fortuna che non ci sei più mamma adesso, neanche i miei padri, no? Nessuno dei miei genitori sono io la prima, sono in prima linea dal punto di vista. E ho pensato che mi piace di più pensarli come angeli in questo momento che averli lontani. Ho pensato come sarebbe stata mia madre da sola, e ho pensato che forse, chissà, sta meglio dov'è ora. E così purtroppo anche molte persone care che ho perso l'anno scorso è stato un anno di lutti tremendo, di persone giovani, e, amici, parenti. È così la vita. Adesso però il momento è diverso perché quello che ha questo virus è terribilmente democratico, no? Hai visto? Non fa Certo. proprio sconti a nessuno, da nord a sud, dai capi di Stato all'ultimo povero cristiano sulla terra. È molto doloroso scoprire che è andata in cielo oggi una giovane, la prima minorenne, è andata in Francia. E allora questo spaventa ancora di più, perché allora c'è qualcosa che dobbiamo fare di urgente, per sconfiggere questo male, questo virus. C'è qualcosa che è nelle mani dei nostri ricercatori, dei nostri scienziati, altri, straordinari. Sì, c'è anche cioè, come dire, c'è l'idea che la scienza abbia recuperato un posizionamento, un predominio rispetto alla credenza e allo scetticismo, che certamente è insito nell'uomo, però che
fatto sì che appunto si trattassero i vaccini come nemici giurati, che si... Bravo. Sì. Ecco, cioè, posso, non so se si può interrompere nelle dirette. Come si fa? No, tu puoi dire quello che vuoi, poi tu vai pure avanti. Questa cosa che dici, perché finalmente possiamo anche dire che magari tutti questi fissati con Novavax, no? Con i vaccini che non vanno, possono anche smettere di pensare questa cosa, possono cominciare finalmente, ecco, in questo tempo che hanno a disposizione, a pensare che magari tutti quegli studiosi che hanno lavorato per i vaccini hanno fatto qualcosa di buono, e che chi è stato vaccinato per l'influenza o per lo pneumococco, vorrei dire una sciocchezza, però ha avuto meno difficoltà. E gli anziani, e quello costa un po' tanto come vaccino, però invece quello influenzale no, e lo dobbiamo fare, cioè i vaccini vanno fatti, e appena potremo uscire, chi non ha ancora vaccinato i propri figli, le proprie figlie per il papillomavirus oppure per il morbillo, cioè lo faccia, non scherziamo, cioè ci sono donne e uomini che hanno vissuto e studiato una vita per questo, noi dobbiamo fidarci di loro, dobbiamo rispettare il tempo che loro hanno dedicato allo studio. Ecco. Senti, volevo leggere un altro ogni tanto, doveva finire. Sei peggio di me, sono più brava io a farla diretta. Sono, sì, perché la faccio con un telefonino, quindi ogni tanto le... Anch'io col telefonino. Sì, non ho neanche pensato a un set dietro a niente, sono chiuso in casa da 25 giorni, ma non credo che mai veramente come in questo momento l'apparenza non coincide con la sostanza, no? Siamo qui dalle nostre case, è stato bello avere in diretta degli amici in questi giorni, perché tutti si sono mostrati al di là della convenienza, della promozione, no? C'era chi dormiva, c'era chi era in tuta, c'era chi era in pantaloncini. No, io volevo dirmi che oggi è il primo giorno che mi sono un po' truccata. Hai ragione, bisogna non abbruttirsi. Ma io sto per chiudere tanti anni anche, quindi... Scusa, tra l'altro io ti devo fare... Aspetta, volevo solo, perché poi me lo dimentico, volevo leggerti un po' di commenti, perché alla fine noi lo stiamo facendo per le persone che sono a casa. Ti salutano da Città di Castello, Alberto Eleonora scrive sei grande Elena, Giulia, Tomasi sei unica Elena, divertita, mi coinvolgi tanto, complimenti, molte persone vedono i tuoi film e le tue fiction a casa, continuano a vederle, ti saluta Risichi, insomma ti salutano praticamente tutti. Leonardo Lagna scrive spiritosamente viva la Garbatella, Cesaroni, quello. Esatto, per Cesaroni, sei una grande interprete, una donna super, insomma. Poi naturalmente se qualcuno di voi vuole porre delle domande a Elena, siamo qua, io sono qui da Cavalier Servente a girargliele. Diceva Pupiavati, uno dei tuoi maestri, una delle persone che ti ha scoperto, un uomo, posso dire, adorabile, devo dire, Pupi, un uomo, un grandissimo raccontatore di storie, anche un bravissimo scrittore, ma insomma un signore che ha proprio, che si capisce che è cresciuto in un'epoca in cui intorno al focolare i vecchi raccontavano le storie, no? E c'è quell'epica che si tramanda, quindi se tu ti siedi 5 minuti con Pupi, una storia Pupi te la racconta sicuramente. Diceva che siamo assuefatti alla solitudine e la famiglia è l'unico rimedio. Qui ci siamo trovati in un ribaltamento della prospettiva, perché non è più una scelta, no? Chi sta in famiglia rimane in famiglia, chi è single è single. Adesso me le sto segnando le vostre domande. Siamo separati come quando ci venne su in una notte il muro di Berlino, hai visto? Come no, certo. È un po' questo, no? C'è una specie di muro di Berlino invisibile che ci separa gli uni dagli altri, ma proprio tanto, quasi di più, speriamo che... Ti ricordi questo film bello, secondo me, insomma, che comunque partiva da un plot che diciamo squarciava, no, il quadro di riferimento, che era Goodbye Lenin. Quando lui esce, no, da casa e scopre che il muro di Berlino è caduto e che la società gli è cambiata completamente davanti agli occhi senza che neanche lui se ne potesse accorgere, no? Che è in qualche modo, naturalmente traslando per giocando di iperbole, quello che potrebbe accadere a noi tra qualche settimana, no? Di uscire all'aria aperta e di ritrovare uno... Qualche settimana sei ottimista, io non sono così ottimista, però sì... Potrebbe essere veramente emozionante, quasi,
quasi sarà difficile toccarsi. Sai, noi in casa i primi giorni siamo stati così lì che non ci siamo toccati neanche fra noi. Ecco, raccontami questa cosa, siete stati guardinghi, distanti. Sì, siamo stati guardinghi, distanti, anche io da Stefano, da mio marito. Per fortuna abbiamo una casa grande, ho anche la possibilità di dormire in due camere separate, che è un grande lusso, certo, certo. È un grande lusso, perché c'è comunque uno studio con un letto matrimoniale, insomma un divano letto. E quindi il massimo dell'amore noi ce lo siamo dimostrato stando lontani l'uno dall'altro, anche dentro casa. Invece quando Emma è tornata dalla Colombia, quello è stato un momento duro perché lei era ancora fuori, doveva essere il 17 marzo e io mi sono molto spaventata quando ho visto che cominciavano a chiudere le frontiere, specialmente quelle con la Spagna, lei doveva andare via a Madrid, figurati. E invece le ho fatto un biglietto, sai, sembravo una leonessa, mamma, animale, uscito fuori, no? Impazzita, a un certo punto un pomeriggio ho detto mia figlia deve tornare, ho chiamato il fondo per farmi aiutare e l'ho fatta tornare con un volo tramite Bogotà, Francoforte. Chiaramente non le hanno fatto un controllo della febbre, nulla, neanche, era il 13 marzo, quindi era già partita in Italia la quarantena, importante, no? E lei mi ha confessato che in nessun aeroporto, in nessun'altra parte c'è stato un controllo. Quando è arrivata a Fiumicino si è accorta di quello che stava accadendo qua in Italia e quando è arrivata a casa, su suggerimento degli amici medici, spogliare sul pianerottolo completamente in mutande, mettere tutto in un sacchetto, mettere tutto a lavare e fino all'altro ieri, che è stato il suo compleanno, non l'ho abbracciata, baciata, né io né la sorella Maria. Volevo rassicurare le persone che scrivono, vi prego, leggete le domande, che adesso le leggiamo tutte. No, volevo solo farti finire il racconto, perché anche il ricongiungimento, no, è stato avventuroso per tua figlia, che appunto era in Sud America e quindi era lontanissima. Allora, ti cominciano a girare alcune domande che ti fanno i lettori. Allora, te la sentiresti di portare in teatro Anna dei Miracoli, scrive Francesca Ferraiuol, ne sarei felice. Che bello, io ho un ricordo molto bello dell'Anna dei Miracoli, che l'ha dato, è un bellissimo spettacolo, un bellissimo, chissà, un giorno magari lo farò, per ora ho altre cose davanti che chissà quando farò e che hanno la precedenza, ma certamente quello è un bellissimo spettacolo, grazie per il consiglio. Qualcuno attenzione, sono logorroica io. No, è bellissimo, però almeno ti giro le domande così non mi rimproverano che mi stanno no, dolcemente cazziando. Ecco, allora. Per ora non lo faremo, ho letto mentre passava. Allora, qualcuno ti chiede se ti riproponessero una serie da cui tu sei andata via, come si dovrebbe sempre uscire di scena, no? All'apice del successo, il momento in cui di massimo ascolto di Cesaroni, tu decidessi di interrompere la tua esperienza lì, ti chiedono se te lo riproponessero, cioè se qualcuno te lo proponesse, se c'è la possibilità che tu possa accettare. Ma non credo che questo avverrà, Cesaroni ormai è una pagina, diciamo, un po' chiusa per tutti. Però io penso che Lucia, che abbiamo tutti tanto amato, anch'io chiaramente, non avesse più molto da dire, ecco. Quindi quando sento che un personaggio non ha più molto da raccontare, ha fatto fare tutto, basta, si cambia personaggio, se ne fa un altro, anche perché sennò non ho io a me, anche per gli spettatori. Sono sempre le repliche, dai. C'è una bellissima domanda di Martina M. Per te la parola confine come può essere interpretata in questo momento? Questa sì che è una domandona. Il confine ormai è il pianerottolo di casa, veramente, con il nostro vicino. Il confine è quello che separa anche la libertà dalla licenza. I confini sono confini emotivi, sono confini, il confine si può declinare in tanti di quei modi che ci vorrebbe un'altra 2, 3, 4 dirette, insomma, però ora siamo confinati. Ora siamo confinati. Che confine avevi tu? Intanto leggo altre domande, te le vado a prendere. Un momento solo, scusami. No, ti volevo chiedere, ti chiedono a quando Shakespeare e quando tornerai a Sarzana. Ah,
Penso che la seconda domanda è difficile dare una risposta alla seconda, no? Allora, sarà prestissimo e farò sorprese. L'altra qual era? Non so. Se tornerà a Sarzana, che è una bellissima località ligure. Teatro, certo, in tournée. Magari, certo. Presto usciremo. Senti, sempre sul confine, no? Quali erano i limiti, diciamo, da adolescente, no? Più pupi ti sceglie per impiegati, ed è un film, credo, dell'85. Poi fai un'insopportabile, ma bravissima, perfetta nel ruolo, moglie di Carlo Verdone, in Io e mia sorella, mi ricordo con un'ambientazione spoletina, film meraviglioso, stavo per dire delizioso, ma poi mi ricordo sempre che Silvio Orlando tacita Laura Morante sulle scale di Ventotene in Ferie d'Agosto e le dice: un film non è delizioso, delizioso è un filone di pane, quindi mi sono trattenuto. Un bel film anche quello, insomma, come furono gli inizi e quanto ti sembrava confinato il tuo talento allora alla necessità di dimostrare che potevi stare anche tu in quell'alveo, in quel contesto? Ma guarda, ho visto scorrere per caso una domanda prima. Io ho cominciato a stare su un palcoscenico da quando ero bambina. Io vengo dalla danza come formazione, a Firenze, dove sono nata, ogni tanto si sente, e studiavo danza classica perché avevo piedi storti. Quindi a 3 anni mi misero a studiare danza e io mi innamorai di questa. E quindi, siccome a casa mia c'era un dislivello tra una zona di un salotto e un'altra, io avevo deciso che quella era il palcoscenico e lì ci ho piantato la mia amica Silvia di Firenze da quando ero piccola, e i miei cugini Ugo, Filippo, l'Alessandra, Luca, la mia zia, tutti quanti dovevano recitare, fare gli spettacoli, queste recite che erano a prevalenza danzate e molta molta musica, che è stata la mia altra arte, la mia seconda arte, quindi ho vissuto di danza e di musica, quindi poi ho studiato la chitarra classica e ho passato la mia vita esibendomi su qualcosa che aveva anche solo 5 centimetri di rialzo, che secondo me era un palcoscenico. Quindi non c'è stato un momento in cui io ho pensato, io ho sempre solo fatto questo, non so fare quasi nient'altro praticamente. So pulire molto bene casa, non so cucinare, e lo fa mio marito adesso di là che cucina, ma io ho pulito tutta la casa in lungo e largo oggi. E ieri mi sono fatta anche la tinta ai capelli, ragazzi, per voi. Allora, e quindi questa cosa è quella che ho sempre fatto nella mia vita, mi sono sempre esibita. E diciamo che il mio luogo primo, naturale, è stato il palcoscenico. Io vengo poi dal teatro. La danza e la musica si sono trasformate nella parola, e nella parola dei grandi classici, che io continuo a frequentare in teatro. Cioè, mi piacciono queste sfide con i grandi classici, perché se sono grandi classici un motivo ci deve essere, e quindi hanno qualcosa di universale, no? Che attraversa i secoli, le epoche, i momenti storici, e ci parla sempre di noi, e questa è fantastico. E poi perché il grande classico ti mette sempre con le spalle al muro, cioè non puoi te portare il classico al tuo modo di recitare, minimalista, moderno, no, cioè, come fanno adesso. E lì, quando fai Shakespeare, appunto, veniva prima richiesto, Shakespeare piuttosto che Pirandello, o Williams, o Miller, come è successo nel mio caso, Molière, Goldoni, insomma. E lì vince sempre lui, cioè, o tu lo segui e fai un piccolo sforzo e salti l'asticella che in genere si alza col classico, o se no sei fregato da Shakespeare. Senti, qualcuno, e mi fa piacere che lo ricordi, ti ricorda moglie di Alberto Sordi in un film di un uomo tanto romano quanto spiritoso, che era Gigi Magni. Era la nuora di Alberto Sordi. Era la nuora di Alberto Sordi, detto moglie, scusami. Era la moglie di grandissimo Massimo Wertmüller. Certo. Gigi Magni, Il nome del popolo sovrano, sì. Esatto. Solo per chiederti una fotografia di due attori pazzeschi che sono Sordi e Manfredi. No, stavo rivedendo l'altro giorno Brutti, sporchi e cattivi di scuola, che è un film di una ferocia e di una cattiveria, e diciamo è
tutto il brutto che c'è in famiglia, no? Molto dostoevskiano in questo senso qui, cioè ogni famiglia è infelice a modo suo, ma anche ogni famiglia è cattiva, cattivissima a modo suo, e c'è un Manfredi enorme, e poi insomma Sordi che aveva già fatto tutto, che era già Sordi da decenni, ma insomma che si avviava agli ultimi ruoli. Come erano questi due attori giganteschi? Che rapporto hai avuto con loro? Cosa hai imparato da loro? Ero ancora troppo giovane e inconsapevole per capire che fortuna mi stesse capitando. Per me era quasi la normalità essere con loro. Adesso che ho un bel po' di anni, un bel po', nel senso che sono proprio belli questi anni, mi rendo conto di che fortuna. Ma intanto Gigi Magni è stato un uomo che ho amato tantissimo ed era molto molto amabile ed era molto molto divertente. Contava delle barzellette stupende sul set, e Manfredi era quel gigante che era, e Sordi era stato uno degli uomini più generosi che io abbia mai conosciuto. Aveva poi preso proprio me e Massimo Wertmüller come fossimo due figli, ci portava a cena tutte le sere. E a Ferrara abbiamo girato tanto là, è stata un'esperienza bellissima. Mi ricordo una volta Alberto Sordi si addormentò, ma per non sgualcire il vestito si era appoggiato a una sedia, ma in piedi praticamente, no? E per non rovinare tutta la capelletta, cioè immagina il professionismo. Io ho imparato anche lì, anch'io andavo a dormire un po', a riposarmi con queste gabbie degli abiti dell'Ottocento, perciò io mi sdraiavo e sdunto e mi finiva sopra la gabbia del vestito. Quindi no, io non potevo fare quella cosa, dovevo dormire in piedi anch'io. Senti Elena, in tanti te lo scrivono, io volevo arrivare più tardi a questo, poi leggo altre domande, sì, vi prometto che leggo altre domande. Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini. Ecco, innanzitutto, prima di tutto, preliminarmente, non ti saresti mai immaginata, credo, di festeggiare un compleanno, compi gli anni tra poco più di 24 ore in casa, no? Ma no, io ho quasi festeggiato tutti in casa, per la verità. Solo l'altro anno ho fatto una grande festa, perché era stato un anno talmente brutto, dove appunto avevo subito parecchie perdite, avevo perso tante persone care, che quindi ho sentito l'esigenza di festeggiare la vita, perché va onorata la vita. Ecco, adesso che siamo tutti chiusi in casa, forse scopriremo dopo che veramente ogni attimo è fondamentale, non diremo mai più no, oggi non mi va di uscire, oppure no, non mi va di fare questa cosa, dopo avremo tutti, saremo molto più motivati. Quindi per me festeggiare il compleanno a casa, tranquillità, non è una grande differenza. Chissà che ci inventeremo. Chiara, riscrivimela, scusami, devo dire a Chiara Perretti che non leggo la sua domanda, che non l'ho vista la sua domanda, ne sono arrivate. Chiara, dici tutto quello che vuoi sapere e Elena te lo dirà. Mi sono perso la domanda di Chiara. Ecco, ma su Orangio la cosa direbbe ora? Che Dio ci aiuti. Vabbè, che dai. Dio ci aiuti. Esatto. Sì, anche la sua Orangela la dovevo ricominciare a breve, invece chissà quando la inizieremo. Senti, però intanto andrà in onda un'altra serie che mi vede nel film, molto bella, di Pappi Corsicato, che si chiama Vivi e lascia vivere, andrà in onda ad aprile, quindi vi terremo compagnia. È una bellissima storia nuova, una mamma ruvida, non buonista, molto poco convenzionale, molto diversa. È una bella provocazione, soprattutto una donna che in un momento come questo può essere molto interessante, una donna alla quale succede una specie, ecco, di tsunami, come sta succedendo a tutti noi, no? Nella sua vita succede qualcosa di terribile, rimane sola, perde il lavoro, quindi come molti oggi, e deve rimboccarsi le maniche e ritrovare un modo per andare avanti nella vita. Ecco, potrebbe essere di spunto, perché io penso che dopo questo momento, ecco, lì sarà ancora, perché ci sarà tanta gente che non avrà più lavoro, tanta gente che l'avrà perso, tanta gente che non sarà riuscita a mettere da parte un centesimo per poter mandare avanti la famiglia, e ci sarà bisogno di aiuto. Il governo deve fare qualcosa per queste persone, per i più deboli, deve aiutarli, perché dopo, se no, sarà veramente la guerra, per un pezzo di pane.
altro che, cioè, saremo come in guerra, penso, temo. Ecco, però cerchiamo di rispondere a quella ragazza, essere un po' allegri, vai, perché è un'ora. No, no, diceva, visto che eravamo vicini, ad affrontare anche il discorso di Rita Levi Montalcini, che, come dire, è stato un esempio non solo di longevità, ma anche di saggezza, che non bisognerebbe aggiungere vita ai giorni, ma giorni alla vita, no? Che è un po', se vuoi, la grande lezione di questo mese. Tutto ciò che noi davamo per scontato, scontato non lo era, tutte le libertà a cui ci eravamo abituati, filtrate magari dalla realtà televisiva, erano meno tangibili di quanto non ci sembrasse, eccetera, eccetera. Beh, sì, guarda, io ho questa fortuna e quello ho fatto in tempo a finirlo, per fortuna, prima che scoppiasse questa tragedia, così come anche lo spettacolo al Teatro Eliseo, al quale auguro di riaprire al più presto insieme a tutti i teatri italiani, e che è stato proprio questo film su Rita Levi Montalcini, che io spero di poter presentare su un grande palcoscenico internazionale, perché questa donna, questa grande donna che ha dedicato la sua vita allo studio, alla scienza, alla ricerca, merita un'attenzione proprio in un momento come questo, in cui ci sono tanti, come lei, tanti ricercatori, tanti giovani che si dedicano a questo, si dedicano, e lei diceva una cosa che è molto bella, che la vita non ha senso se noi non facciamo qualcosa per gli altri. E lei non ha voluto sposarsi, non ha voluto dei figli, ma ha avuto un mondo di figli, un mondo, intanto i suoi collaboratori, come diceva lei, i ragazzi, le persone che lavoravano con lei, e poi i giovani. E lei contava molto sui giovani, lei puntava molto sui giovani e pensava che i giovani avrebbero potuto cambiare la vita. Ecco, noi dobbiamo rivedere questa donna, dobbiamo prenderla ad esempio e sentirci, come dire, responsabilizzati da lei. Cioè, noi abbiamo una responsabilità, noi dobbiamo cambiare la vita. Noi qualcosa abbiamo fatto, ma non è che abbiamo cambiato un gran bel mondo, ai nostri ragazzi non stiamo consegnando un bel mondo, ma i nostri figli forse potranno fare qualcosa di meglio, e quindi i giovani devono ascoltare questa voce, la voce di questa donna che non a caso ha vinto il Nobel per la medicina, sebbene non avesse inventato nessuna medicina, e lei si sentiva molto colpevole di questo, si sentiva inadeguata alla vittoria di questo premio, ma in realtà invece ancora il fattore di crescita nervoso, perché che le valse il Nobel, è qualcosa su cui si studia, su cui i ragazzi, i giovani ricercatori ancora lavorano per la cura dell'Alzheimer, del Parkinson, di altre malattie. Con quella sua scoperta comunque si è potuto trovare un collirio e sintetizzare un collirio che adesso finalmente da 2 o 3 anni solamente è in uso negli ospedali per la ricostruzione delle lacerazioni corneali, e proprio il film che ho interpretato, che ho avuto l'onore di interpretare, ruota intorno a questo episodio. Ma lei è proprio un esempio di quello che si può fare e di quanto si può dare la vita agli altri, che la vita senza pensare al prossimo, e lei non era ebrea, ma non era una libera pensatrice, non era una donna di chiesa o di tempio, no? Non era una donna religiosa in questo senso, ma lo era profondamente, aveva un'etica che abbiamo un po' perso. Il nostro è stato un'epoca di edonismo e di estetica, forse dobbiamo recuperare proprio il senso dell'etica, del valore, del pensare che la vita non ha senso senza dare importanza a chi è accanto a noi, agli altri. Bellissimo, bellissimo. Allora, scusa, Ila, non è l'unica, Ila 85, ma non è l'unica, ti chiedono con chi sei rimasto in contatto con il cast di Dio ti aiuti, qualcun altro vola con una curiosità meno terrena e ti chiede che cosa significa per te la parola universo. Mamma mia, chi siete collegati? Allora, del gruppo di Che Dio ci aiuti, con tante, con tutte le mie ragazze, io
molto legata a loro. Ancora ieri sera ho sentito Francesca Chillegni che doveva farmi un video per un amico che si laureava in mia figlia, ma se n'è dimenticata e non l'ha fatto. Francesca, diciamo, le sue rimproveriamo immediatamente. E vabbè, era piccola bambina, cioè. Ma io voglio molto bene a tutte le ragazze, sono un po' una chiocca, io sono un po' Sor Angela, no? Cioè io mi innamoro di tutti i ragazzi, le ragazze, e me le porto un po' dietro tutte, dalla Mastronardi, pensa, fino a tutte le ragazze di Che Dio ci aiuti. Insomma, sono stata mamma di tante giovani brave che adesso brillano di qua e di là. E invece l'universo è una domanda che ci facciamo in tanti, c'è chi ci studia, ci sono filosofi che hanno impiegato la loro vita per dare una risposta. E che dire, l'universo è qualcosa di incredibile. Succede qualche volta l'estate, no? Di guardare le stelle, di guardare questo, e stiamo soltanto vedendo un pezzettino di una galassia di cui facciamo parte, di miliardi di galassie. È qualcosa che toglie il fiato fare una domanda del genere, come credere, dici, credi in Dio? Sì, non so se avete seguito e visto il Papa prima, che momento emozionante, che quella piazza vuota, no? E il messaggio che ha dato, è stato un momento storico, anche qualcosa che rimarrà nella storia, i nostri figli, i nostri nipoti lo studieranno. Ma l'universo è qualcosa che è come trovarsi su un altare e sentire quasi il fiato che ti... come andare un salto nel vuoto, non so rispondere a questa domanda. Però no, hai risposto benissimo. Oggi stavo guardando un documentario straordinario su Kubrick. Ti piace Kubrick innanzitutto? Ti piace. Non ha mai avuto un Oscar Kubrick, ti rendi conto? Né Kubrick né Hitchcock. E neanche Mastroianni, diciamo. Neanche Mastroianni. Nemmeno io. Tu hai avuto, vi stavo contando tra David, Nastri, Globi e Chuck, qualunque. E premio Fraiano. L'ho quasi tutti, no? Te l'hanno dati praticamente tutti. Aspetta, Sara scrive: ti ammiro da sempre, da quando facevi. Caro maestro, ero piccolo, mi hai sempre trasmesso quel senso di dolcezza, delicatezza. Scusa, perché io vorrei leggerle tutte le domande, ma poi uno parla. Ilicat dice che ha visto il Papa e si è emozionata moltissimo. Insomma, adesso li scorro col ditone. Sei una grande donna, Susanna Galantini. Quando uscirà Che Dio ci aiuti, sei Clara Fiorenza. Ma tu sei una stella cometa, Francesco Biunda, eccetera, 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 eccetera. Ti saluto un caro sempre. Ha scritto uno, ora io vedo. Cosa scrive? Leggete le domande? Sì, ha detto legga le domande. E le sto leggendo le domande, le sto leggendo tutte. Non, le sto leggendo tutte, se provo a leggerle tutte. Se risponda a una ci sto 3 ore. Perché sono tantissime le persone collegate, tantissime le domande. E quindi adesso vado indietro con il dito a ripescarle. Molte sono complimenti e non sono domande. Ti stimo, ti amo, occhi a cuore. Sui Cesaroni hai già risposto. No, ti dicevo di Kubrick. No? Lui a un certo punto gli chiedono del mito di Icaro. E lui dice: non sono proprio sicuro che il mito di Icaro significasse smettiamola di parlare di ali di cera e non tentiamo di avvicinarci al sole, ma forse significava semplicemente costruiamo delle ali più solide, che è un po' quello che, no, che a grandi linee ci viene chiesto oggi. Sì, forse le nostre ali erano un po' troppo frivole, passava troppa aria e invece dobbiamo riempirle di contenuti. Io penso che, ecco, i contenuti dovranno cambiare nelle storie che racconteremo, anche nelle cose che ci diremo. Tempo fa, penso, in tempi non sospetti, io, vabbè, mi sono avvicinata a questo mondo social, no? Da poco ho una persona che segue la mia pagina, perché io so soltanto mettere i cuoricini, non sono molto brava. Però la seguo, la mia pagina, quindi chi mi mette le cose, io le leggo, ecco, per dire ai fan che
ci sono io dietro la pagina, ecco, non è che proprio non ci sia. Però ecco, suggerivo alla mia figlia, per esempio, che chiaramente c'ha qui la piccola Maria, è 1,71 m, ma insomma, vabbè, che sì, è proprio figlia dell'edonismo, è figlia proprio di questa epoca dell'apparire, non solo dell'apparire, perché noi abbiamo avuto l'epoca dell'essere e dell'apparire, poi l'epoca dell'appaio e appaio sui social, se no non esisto, no? E invece non è vero. Ho detto, ma perché non provate a, così, a dare un'altra immagine? Cioè, questi social hanno anche un grande pregio, però si può anche trasmettere qualcosa di diverso oltre all'estetica, ma anche appunto l'etica, la morale, hanno un senso, la cultura, l'arte, la poesia. Cioè, adesso te cosa ti piace? La danza, mia figlia danza, anche lei. Dico, fai un video dove danzi, no? Soltanto un selfie in bagno. Che si fanno, perché si fanno i selfie in bagno le ragazze? Che si vede sempre il sesso dietro. Scusa, si può parlare così liberamente? Tranquillamente, siamo a casa. Siamo a casa. Siamo a casa, puoi fare quello che vuoi. Si fanno tutte col bagno. Ma almeno se li esercizi. Marzia, scrivici così ti leggiamo, perché qua purtroppo il problema è che ti perdi le domande e poi aspramente ti rimproverano. Io le vorrei leggere tutte, ma non ci riesco. Quindi ti chiedono, ma mi sa che l'hai già detto, no? Quando va in onda il 19 aprile la piccola. Il 19 aprile andrà in onda Vivi e Lascia Vivere, abbastanza imperdibile, credo, come serie. Un gruppo di attori anche bravissimi con me, quindi è un cast eccezionale. Non l'ho uscito tutto perché sono rimbambita e non vorrei dimenticare qualcuno, però insomma. Vedrete che bel lavoro. Allora, poi aspetta, vediamo se riesco a trovare qualche altra domanda. Dice Quinceps No Name, parlando di Icaro, ci si può avvicinare al sole e scaldarsi tanto da non bruciarsi. Poi ho finito di rivedere qua, hanno visto praticamente tutto, cioè possono essere tuoi esegeti totali. Che ricordi hai degli esordi, se non sbaglio, in quei 36 gradini? Chiede. Scusate, mi sono perso il nome, non vorrei che Nannarella. Poi ti saluta Diana del Bufalo, ti saluta Emanuela Fossati, Dondero, insomma un po' di tutto. E poi ti chiedono anche di ospite, come te lo chiedo dopo. Esordio. Allora, beh, esordio, avevo un po' già esordito in teatro, però i 36 gradini, certamente ero molto molto piccola. In quel caso eravamo di nuovo con Claudio Amendola, siamo stati fratelli in quel caso lì. E, è un ricordo molto bello anche del papà di Claudio, che è stato un grande attore. Ho un ricordo molto tenero, molto, molto simpatico di quell'epoca in cui andavo ancora sul set con la 500 scassata, perché all'epoca ancora c'era l'obbligo di prendere gli attori, perché a un certo punto è arrivato l'obbligo che la produzione doveva andare a prendere gli attori, perché qualche volta gli attori non si svegliavano, non venivano, non arrivavano sul set, quindi comunque la responsabilità doveva essere della produzione. All'epoca no, io andavo ancora con la mia 500 scassata, una volta mi ci misero i fiorellini nelle crepe, i macchinisti, gli elettricisti, insomma ho dei ricordi simpatici. Una volta faceva tanto freddo e mentre recitavamo usciva fuori il fumo, no? Allora per non farlo uscire ci dettero del ghiaccio freddo per abbassare la temperatura della bocca, di modo che non, perché era estate nella scena, e quindi ecco, quello è un ricordo così. Ora mi è venuto in mente questo. Mi hanno rimproverato perché ti ho interrotta nel momento in cui parlavi dei giovani e dei selfie. Un lettore ha scritto: perché l'avete interrotta? Quindi non solo mi scuso con te per averti interrotta, non volevo, ero nella tagliola tra i lettori che chiedevano fate le domande e il tuo ragionamento, quindi ho sbagliato il timing. Ti prego di ripetere questo concetto. Tu le no, vedi il farsi concetto è che le ragazze, le vedo tutte quante così, hanno un po' questa tendenza a farsi belle così. E adesso io penso che possano imparare a fare delle cose più belle, ma io lo vedo già, perché io vedo già Maria, mia figlia,
che ha un po' cambiato anche il suo modo di fare in casa. L'altro giorno è andata a fare la spesa da sola, è tornata a casa, ha messo le cose a posto senza chiedere neanche dove andassero. Fino a poco tempo fa credo che non sapesse neanche dove dovevano essere messe. O che si rimette a posto la camera da sola, o comunque i messaggi, poi magari sono io che metto le foto della sua camera tutta rimessa a posto, però ecco, penso che i ragazzi oggi che stanno vivendo questo momento possano loro dare un messaggio anche molto importante di sacrificio, cioè noi stiamo anche noi lottando, no? Cioè stiamo tutti lottando in questo momento, noi stando a casa, fermi, che proprio non è facilissimo, perché poi ci si ama nelle famiglie, ma insomma ogni tanto la mamma e il papà si detestano, cioè si vorrebbe vederli buttati dalla finestra, no? Così come mogli e mariti, cioè viceversa. E, è normale, cioè io penso che le mie figlie vorrebbero andare a casa loro, cioè, liberarsi di noi, le capisco, avrei pensato anch'io la stessa cosa se mi fossi trovata così in questa situazione. Quindi cerchiamo di essere migliori e più sopportabili genitori possibili. I ragazzi però hanno un'occasione, ecco, a proposito dei selfie, che è quella di dare un'immagine nuova di sé, un'immagine di ragazzi che hanno capito che il momento è un momento storico importante e che li chiama a una responsabilità, che li chiama a crescere forse un po' prima del tempo. Purtroppo, ecco, mi dispiace tanto per Emma che stava per iniziare a lavorare, mi dispiace tanto per Maria perché considera che lei poverina aveva fatto addirittura un mese di punizione senza uscire né a pranzo né a cena e appena finita la punizione è iniziata la quarantena, quindi lei è in quarantena da 2 mesi, poveretta. Ma era il momento, è il momento quello. Dai, e poi questi ragazzi sono controllati con questi telefonini, noi potevamo fare sega a scuola, tutte queste cose qua, no? Loro no, loro non possono farlo. Quindi, però è la loro storia. Ognuno vive il proprio momento storico, vive la propria storia e loro devono portare la loro voce, loro sono obbligati a crescere prima in questo momento. Probabilmente non finiranno i programmi scolastici bene, probabilmente non saranno bravissimi in matematica, in latino, in greco, quello che è, ma forse avranno imparato qualcosa di più di noi alla loro età e di più importante. Forse non se ne stanno accorgendo, ma forse stanno crescendo e forse saranno una generazione migliore. Io mi auguro di vedere dalle loro pagine, dalle pagine dei ragazzi, un nuovo messaggio, un messaggio fatto anche di qualche così, di dimostrare qual è il loro interesse, qual è la loro passione. In questo tempo potrebbero un po' scoprirlo, no? Qual è la loro passione, perché hanno tempo per non fare niente, quindi a scavare dentro di sé per capire cosa mi piace, cosa vorrò fare, come mi immagino tra qualche anno, quando tutto questo sarà finito. Magari qualcuno vorrà, ecco, in questo momento dirà, cavolo, voglio fare il medico, voglio diventare un ricercatore. Oppure qualcuno dice, la moda sì, ma anche dobbiamo fare qualcosa di diverso. Bellissima la moda che adesso fa le mascherine, no? Che messaggio stupendo. Chi faceva prima, adesso servono le mascherine. Ecco, questo qua. Perché io sono tremenda. Allora, qua ti scrivono moltissime cose, vogliono chiederti, te l'hanno chiesto in tanti, quindi mi scuso se non mi ricordo il nome di chi l'ha chiesto, ma l'hanno chiesto in 4 o in 5. Che rapporto hai avuto con Ferzan Ospetek, che cucina sicuramente meglio di te, questo l'abbiamo capito. Ma lui è bravissimo! Lui, Ferzan, è veramente bravo. Io lo amo, Ferzan. Ferzan è un uomo di assoluta simpatia e intelligenza. Ecco, quello che c'è è che quando finisce, quello che succede sui set di Ferzan, che ti dispiace quando finisce
È vero. La giornata di lavoro. Ti è vero. Proprio. Vorresti andare lì anche a portargli il caffè. È vero. Ferzon è particolarmente simpatico. E tu hai detto, ha riconosciuto la mia vena di follia, no? Quando ti ha chiamato a recitare con lui. Perché? In che senso? Cosa intendevi? Perché sono Miria papà. Pinti, per carità di Dio. Miria Pinti ha chiesto di ospite. Ok. Miria. Oh, Miria, allora dunque, io sono un po' pazza, cioè, nel senso io sono un po' così, infatti faccio l'attrice, non è un mestiere da persone normali fare gli attori sono tutti degli ego ipertrofici, fuori di testa, e io non sono migliore di altri, insomma, no? Però ecco, mi piace l'aspetto, infatti poi sono un'appassionata anche di psichiatria, non è caso. Sono proprio appassionata di follia, cioè lo sono le mie ragazze di Che Dio ci aiuti, tutte quelle là mi chiamano zia follia, tanto per dire. E Ferzan mi conosce da tanti anni e ha sempre visto in me queste possibilità di, e poi mi piace cambiare, mi piace trasformarmi, imbruttirmi, diventare un'altra, e quindi mi diverto a trasformarmi, non posso sopportare di essere sempre la stessa persona, quindi lui questo lo sa e mi ha regalato due personaggi meravigliosi, ma anche a Sorrentino devo abbastanza, ecco, non so se qualcuno me l'ha chiesto, ma è un altro genio, insomma, della nostra Italia, eh. Quando Silvio Berlusconi, tu interpreti Veronica Lario in Loro, che insomma che è la vicenda intima, diciamo, di un uomo più che la sintesi di 20 anni di storia berlusconiana del paese, e Elena, che ha vinto premi importanti per questo film, interpreta Veronica Lario, o per meglio dire Miriam Bartolini, comunque la consorte di Berlusconi. A un certo punto Berlusconi si lamenta, dice: io sono un uomo del fare, non riesco a terminare neanche un progetto, quasi quasi compro un'altra casa gigantesca, e allora tu rispondi, ma te la lascio recitare la frase: io faccio Berlusconi in questo caso e tu fai... Pazzesco, ti ricordi tutto? Io non mi ricordo niente, mi pare che dica, ma ne abbiamo già tante di case. Esatto, bravissima, vedi come i copioni non si dimenticano mai, ne abbiamo già tante, e lui risponde: tutto non è abbastanza, che è anche la frase claim del film, no? È un film... Ecco, adesso pensa quanto quella frase ci risuona, bomba, tutto non è abbastanza, accidenti, adesso non abbiamo... Nilda, il film si chiama Loro, ed è diviso in due capitoli, Loro 1 e Loro 2. Al momento, per chi l'ha perso, si trova all'estero, si trova la versione ridotta all'estero, UK, in Francia, che è una versione un pochino più breve dell'1-2, Loro 1 e Loro 2, e però per chi l'avesse perso lo può recuperare. È un film imperdibile, direi. Allora, qua ti chiedono, non credo che tu debba dare l'indirizzo, semplicemente dire la città in cui vivi, dove sì, vivi. Roma. Tanto sia nata a Firenze, che amo. Ringrazio Salvo Gianni, ti chiedono, vediamo se riesco a risalire alle domande. Grazie da Firenze, ho visto dei cuori viola. Sì, cuori di ogni genere, saluti da Firenze, Silvia Zulla. Eva si lamenta che non le ho letto le domande, Eva, ma te le abbiamo fatte sui Cesaroni la domanda, però dice: ci sono tanti attori umili, per fortuna, e poi avresti mai fatto un film di Dario Argento, ti chiedono? Mamma, certo che l'avrei fatto! Ma che scherzi! Bellissimo! Ma lui è un gigante, ragazzi. Certo. Guarda, lo ricordavamo l'altra sera con un cantautore romano molto bravo, molto giovane, che ha vinto il premio Tenco l'anno scorso, che si chiama Fulminacci, che aveva un enorme manifesto nella sua stanza dell'Uccello delle Piume di Cristallo, che è il suo primo film del 1970, un film... se Dario ne fa, io... Sei pronta. Certo. Mentre la vera Veronica Lario aveva recitato in Tenebre di Dario Argento dell'83, in una scena, insomma, diciamo abbastanza cruenta che non ricorderemo qui, e hai parlato prima di poesia. Ti volevo leggere una quartina di un poeta che so che ami molto,
Se sei così brava da riconoscerlo, ti mando un metaforico mazzo di fiori, te lo lancio per il tuo compleanno a prescindere, te lo faccio vedere da una finestra. Tutti riceviamo un dono, tutti riceviamo un dono, poi non ricordiamo più né da chi né che sia, soltanto lo conserviamo pungente senza condono la spina della nostalgia. Vabbè, ma te un po' mi conosci, sai che amo caproni? È caproni, bravissima, ah, non l'abbiamo neanche preparato, devo dire. Non male, a memoria. Mia, che grande. Ma te lo sai che Stefano Mainetti, mio marito, sì, lo ha avuto per 5 anni come maestro elementare a Monteverde, perché lui a un certo punto, dopo Livorno e Genova, si è trasferito a Roma e insegnava alla scuola elementare dove Stefano ha fatto... E mio marito fa il musicista... Grazie a Caproni, che era musicista, era Giorgio, diciamolo per chi non lo conoscesse, Giorgio Caproni è stato uno dei più grandi poeti italiani, leggetelo se potete. Adesso si è scoperto perché qualche anno fa uscì all'esame di maturità, nessuno sapeva chi fosse perché non ci stava mai col programma dei poeti del... Caproni non c'era tempo, no? Certo. No, ci pensavamo prima. Certo. Ma proprio a Quasimodo, proprio così. È vero. E invece è peccato perché Caproni è stato veramente un grande, molto amico di Pasolini, insomma, è una storia bellissima quella di Caproni. Poi era un uomo... Sai cosa faceva come maestro? C'ho tempo di raccontarlo? C'hai tutto il tempo che vuoi, tutto il tempo che vuoi. Qualcun altro che deve essere... No, potrebbe succedere solo una cosa e avverto se dovessimo andare oltre. Dopo un'ora la diretta, noi ci stiamo quasi arrivando, si interrompe perché Instagram ha un'ora di diretta. Dopodiché, quindi, se dovessi parlare, e avverto anche chi sta seguendo... e alla gentilezza di stare con noi, se dovesse andare via la linea, interrompersi bruscamente su una tua frase, pochi secondi dopo possiamo ricominciare e salutarci. Ah, ok. Poi non so come si fa, ma insomma... allora, ma Emma, dove vuoi che sia andata? In casa, quindi la richiamiamo, le chiediamo ancora aiuto. Ah, sì, dall'altra parte. Vabbè, allora, Caproni, senti che faceva... era odiato dalla direttrice della scuola perché aveva dei metodi tutti anticonvenzionali. E quindi diceva ai ragazzi, sono disperato perché oggi io vi devo raccontare di Napoleone, ma non mi ricordo niente, quindi siccome la direttrice se non mi caccia, lui quella di Livorno, e voi adesso andate a casa e fate tutta una ricerca di corsa mi portate domani tutto quello che sapete su Napoleone, così poi voi me lo raccontate e io poi ve lo spiego. Ah, bellissimo. C'era il plastico con i trenini. Beh, Stefano racconta delle cose bellissime. C'ha l'ultimo dettato, lui scritto a mano di Giorgio Caproni. Io quando lo vedo piango. Beh, meraviglioso. Salutaci tutta questa famiglia stupenda che ti danza intorno. E grazie di essere stata con noi, sai, davvero grazie di averci dato un tempo. Grazie. Roberta, mi chiamo. Scusa, lo dico perché mi ha scritto Roberto Romano. Io mi chiamo Malcolm Pagani e lavoro a Vanity Fair. Faccio incredibilmente il vice direttore, quindi il direttore è Simone Marchetti. Malcolm, e poi è bello parlare con una persona che ha tutta questa conoscenza. Grazie. E ci ricorda tante cose, viene voglia anche di andare adesso a rivedere Kubrick. Ah, no, Kubrick, aspetta, l'ultima domanda di Tania Liorni, che vuole sapere, ed è una domanda che interessa effettivamente a tutti, vuole sapere lei del tuo incontro con la Mondaini. Ah, un'altra fortuna grande, e anche con la grandissima ora la oi, ecco, vedi che sono in bambita, che compie 100 anni adesso, se Dio vuole, la grande mamma mia, non verrò mai più perdonata per questo ricordo. Franca Valeri, oh mamma mia. Franca, fantastica. No. Ciao Giovanni Odifreddi. Vai. Insieme erano nel Caro Maestro, beh, era una cosa fantastica lavorare con loro due, meravigliosa. Sandra non imparava una battuta nemmeno a morire ammazzata, ce l'aveva scritta come la Valentina Cortese in Effetto Notte da tutte le parti, c'aveva gobbi dappertutto. Una volta, mentre giravano casa Vianello glieli invertì, gli fece lo scherzo, e lei non si fece né qua né là, lesse tutte le battute del marito, capito? Ma tranquilla, con i suoi occhialoni, ma era fantastica, fantastica. Fantastica, sai che Franca, tra l'altro il 31 luglio compie 100 anni, quindi Franca, ciao Giovanni, grazie, Maria, no? Cara, Franca è un... Cara, in questi giorni guardatelo, perché...
Franca è fantastica, guardate Il Vedovo, guardate tante cose che ha fatto Leoni al Sole, guardate tante cose che ha fatto nella sua vita, perché è una, insomma, una donna straordinaria. Se tu senti i racconti di come Franca era indipendente, coraggiosa e autonoma negli anni 50... Beh, persona. Un po' come queste grandi attrici, insomma, la Duse anche era così, no? Perché certo, la Duse certo. È stata una produttrice, lei vendeva i gioielli che le regalavano per pagare le compagnie e andare in tournée, e poi, vabbè, piangeva perché quell'altro... Franca e i suoi cani, eh? Franca e i suoi cani, Franca e i suoi bellissimi libri, pubblicati da Einaudi, tra l'altro, se vi capita di, in questi giorni di solitudine, di comprarli via web, fatelo pure. Intanto voglio ringraziare di cuore la nostra Ricci. Bravissima anche Elena, vediamo se la riprendo. Eccoti. Pochi secondi. Ehi! Eccoti qua. Eccoti. Sono logorroica, ma hanno già scritto ammazza quanto parli. Anche a Gianni Galli, che ringrazio moltissimo, che è la persona che si occupa, diciamo, della stampa per Elena e per tanti altri bravissimi attori, mi ha detto: accidenti, quanto parlate. Sì, abbiamo parlato effettivamente tanto, però si vede, insomma, che c'è cose da dirci, no? Avevamo tante cose da dirci, saremmo potuti andare avanti e quindi, insomma, salutando Leo Guarducci che ti dice: Elena, sei vita, sì, Giusy, cara 88, sì, siamo stati in diretta per un'ora, poi in realtà siamo tornati qui brevemente per salutarci, brava ed elegante Carla Mura, Miracle Ibe, come stai? Ti chiede in inglese, Arieccoci, che mi piace molto come nome, devo dire, Arieccoci con la Y. Nannarella ti ringrazia per aver diviso questo sto vedendo, guarda, momento. Ali, leggi anche tu, beh, un momento stupendo. Un momento storico. Siamo diventati storico, altro che, siamo diventati moderni in un minuto, vedi, pazzesco, un bacio da Rovigo, Roby Balestrazzi ti saluta, FP Elena Soferisci, ti rispondiamo se ci fai una domanda, però non sappiamo che cosa tu voglia chiedere. Incantevole, insomma, eccetera, eccetera, dai, un profluvio di complimenti, un profluvio di complimenti. Quindi Elena, grazie a te Malcolm, grazie a tutti i ragazzi che ci hanno seguito e che bella cosa, sono emozionata, è la mia prima diretta, vedi? Grazie a Rocco Dragone che ci ringrazio per l'intervista. Speriamo che la quarantena non sia troppo lunga. Se lo dovesse essere, torniamo a disturbarti. Ma con grande gioia. Se ormai sei... Che ti faccio sanguinare le orecchie, come dice Ferzan. Dice... Allora anche Sorrentino mi ha detto, ammazza, pensavo di aver conosciuto... No, Daniela, la moglie di Paolo Sorrentino. Daniela D'Antonio, che salutiamo. Daniela, certo. Che salutiamo. Daniela mi ha detto, quando l'ho incontrata, mi ha detto, Paolo, dice, oh, ho conosciuto una che parla più di te, non pensavo che fosse possibile. Elena Soferisci. Sono molto simpatici loro. Devo dire, sono molto simpatici. Wow. E Daniela, che è una persona che ha fatto per tantissimi anni molto bene da giornalista, adesso si occupa della comunicazione, diciamo, responsabile della comunicazione di una grande azienda che fa bellissime serie, bellissimo cinema, ha questo dono anche, questo talento grande di cucinare. Lei naturalmente non mangia mai. Sì, cioè lei cucina, la sua cucina non l'ho mai provata. La prossima volta ha detto mio marito che fa pasta a vongole. No, Daniela è bravissima a cucinare. Però con gli Agnaforte abbiamo fatto una serata insieme dove loro si sono profuse in... Io mangio. No, sai che Daniela è brava a cucinare, ma non, ovviamente non tocca cibo, quindi sono tutti gli altri a... Giusy Cara ti chiede che accademia deve frequentare perché vorrebbe fare la carriera ispirata da te. Bene, brava che vuole studiare. Dunque, io consiglio le scuole importanti, Silvio D'Amico, Piccolo di Milano, Centro Sperimentale, Grassi, insomma le scuole così. Però ci sono anche delle ottime scuole private condotte da colleghi anche molto bravi. Insomma... Però l'importante è studiare e studiare la tecnica vocale, quello non la fa nessuno, bisbigliano tutti, proprio strascicano le parole, non si capisce nulla quando recita ogni tanto. Will, chiedi una cosa che è l'ultima cosa che chiediamo e poi salutiamo Elena, che è veramente stata con noi più di un'ora, quindi non avevamo fatto, ci eravamo detti quanto durerà una mezz'ora più o meno, invece sono stati molto di più.
Vediamo se no, non Ma non abbiamo avete cenato. cenato? Effettivamente Emilia ci chiede: avete cenato? No, non abbiamo cenato. Effettivamente, no, non arriva la domanda. Voi stavate qua con noi. Esatto. Guglielmo Poggi ti loda perché dice: viva l'articolazione, dillo Elena Sofia. E Guglielmo quindi. Poggi, bravissimo attore che saluto, è bravissimo. Va bene, Marina Lui è Segato, piccolo. ti ha scritto in privato, ma dove trovo il film con Pupi Avati? Bella domanda, perché è un film Beh, che ha... sono di uno, Impiegati, anche Ultimo Minuto con Ugo Tognazzi. Il più bel film insieme all'Uomo in più di Paolo Sorrentino con uno sfondo calcistico in Italia, un film dell'87, molto bello. Bellissimo, con un Ugo Tognazzi indimenticabile. Indimenticabile, indimenticabile. Vedi come la cucina... Tiene insieme tutto, no? Perché anche Ugo li riuniva tutti, Ettore Vajanica, Tutti che Villaggio cucinavano, Tognazzi. solo io non so fa niente. Solo io e te siamo con le zuppe pronte in plastica, almeno io. Faccio molto bene le uova al tegamino, però attenzione, Come dico a Roma, fallo essere pure cattivo, cioè le uova al tegamino è impossibile no, le uova sbagliarle. al tegamino, no, c'è tutto un modo, se no gli fai troppo duro, no, c'è da Le cucinarle bene. puoi bruciare, le puoi bruciare, Puoi effettivamente. bruciare, puoi fare sodo il tuorlo, no, attenzione. Allora, quando inizia che Dio ci aiuti, ti chiedono, che poi qua è come, non, appunto, lo sa solo Dio, Solo Dio. baci dal Catanzaro, baci dalla Romania, ironica, profonda, dolcissima, praticamente perfetta, No, Maria Pinti tranquilli, pure. c'ho tutti gli errori tutti i difetti del mondo, eh. Non è tutto oro quello che luccica. Se volete sentire le mie figlie, ce n'hanno, anche mio marito, secondo me, cosa da dire già. Senti, grazie infinite, un abbraccio Grazie. forte e a presto. Grazie, Grazie. E grazie. soprattutto La salviamo, grande grazie. bacio Un bacio a te e... a George che soffre in questo momento Brava, particolare. brava, ci hanno scritto anche da Grazie Bergamo a Brescia, a e Bergamo, a tutto il nord che patisce speciale e a chi è in prima linea, medici, infermieri, tutti i ragazzi che lavorano nei supermercati, nelle farmacie, chi è costretto a lavorare e a rischiare. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie a te Elena, a presto. Potete ritrovare la diretta per 24 ore sul sito di Vanity Fair se lo guardate da telefonino. Che peccato che vai via, dice Giusy, ma la rifacciamo, Beh, guarda, ora ho no? imparato, Ormai imparato. lo vuoi. Grazie a Mi tutti, chiami e grazie. sono tutta per voi. Ciao. Ciao Elena, grazie ancora. Ciao, buona serata. Ciao.